Palazzo dei Congressi, dove abbiamo organizzato un congresso sul trattamento del carcinoma colorettale e abbiamo ritenuto necessario questo momento di riflessione su una patologia molto diffusa che implica una collaborazione tra le varie discipline. Sicuramente negli ultimi anni ha dimostrato poter essere suscettibile di un miglioramento nell'output definitivo. Abbiamo cercato di invitare qui a Orvieto tra le massime autorità nel campo specie chirurgico e colgo l'occasione per presentarvi il professor Giovanni Battista Doglietto, capo dipartimento di scienze chirurgiche dell'Università Cattolica di Roma, che ci parlerà in modo dettagliato della organizzazione polispecialistica di questo congresso. Grazie professore intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Intanto venire a Orvieto è sempre bello, poi un posto dove diciamo le abitudini, come si vive, è un buon sistema anche per ridurre il rischio di avere un cancro. Per cui sono venuto in questa bellissima città molto, molto volentieri. Che cosa si può dire sul cancro del retto? Secondo me bisogna dire essenzialmente due cose. Primo, è una malattia che con facilità si può evitare di avere, o si può almeno diagnosticare in un tempo estremamente precoce, con quindi risultati, guarigione in una quantità molto molto elevata. Qual è il sistema? Intanto vivere bene il primo, mangiare di meno, mangiare meno carne, non fumare, non bere alcolici, muoversi, bisognerebbe muoversi almeno 20-30 minuti al giorno per almeno 5 giorni a settimana, vuol dire almeno camminare, invece anche qui vedo che è pieno di macchine, anche qui voi evidentemente avete un uso diciamo un pochino malsano dell'automobile. Questo è il primo sistema per prevenire questa malattia. Il secondo sistema è che quando si comincia ad avere una certa età, 50-55 anni, 5-10 anni prima, se tu in famiglia hai già avuto un qualche parente, che può essere anche solo uno zio, un cugino, a maggior ragione il papà e la mamma, se qualche parente ha avuto un tumore del colon, tu a 45 anni devi fare una cosa. Se hai la fortuna di non aver avuto nessun parente con un tumore del colon, quando hai 55 anni dovresti fare una colonoscopia. Se poi non la fai, sei tu che decidi e vai incontro ad un rischio. Che rischio c'è? Perché se qui ad Orvieto ci sono circa 30.000 abitanti, vuol dire che ogni anno che passa, 30 persone ogni anno avranno un tumore del colon. Se ci facciamo una colonoscopia, il tumore lo troveremo quando ancora non è un tumore e quindi con la colonoscopia faremo la diagnosi e faremo anche la cura.